Team Phoenix. Per il secondo anno ci ritroviamo qui a parlare del nostro progetto e del monitoraggio civico. La scelta di prendere in esame il progetto che andremo a illustrare, la struttura alberghiera legata allo stabilimento termale di Antonimina, è scaturita dalla constatazione che del finanziamento europeo ottenuto era stato speso solo il 16%. Possibile, abbiamo pensato, che in un territorio come il nostro, carente di strutture di accoglienza, un comune ha la possibilità di realizzare un albergo e non la sfrutta? Vogliamo vederci chiaro. Armati di tanta buona volontà e di desiderio di conoscenza, ci siamo attivati per tentare di far luce sulla vicenda. Non ci siamo limitati ad analizzare i dati, desiderando comprendere fino in fondo come stavano realmente le cose, abbiamo preteso di toccare con mano la realtà.